Vediamo come va a finire. Non fare errore, ci sono delle impronte digitali su quella pistola assassina. E dimostra il fatto che Lolly ha ucciso Olivier. Ma Olivier si stava anche occupando della vita di Lolly. Quindi, Mr. Edgeworth, Lolly ha agito solo per legittima difesa. Le impronte digitali sull'arma, eh? Oh no, questo non aiuta per niente. Guardi, Mr. Edgeworth, tutto quello che voglio è solo salvare Lolly. Ma alla fine l'unica cosa che posso fare è guardarla mentre prenderà la sua dovuta punizione per i suoi crimini. Questo forse può essere tutto quello che può fare, però... Ho un caso da risolvere e un lavoro da svolgere. Lavoro che svelerà la tua insidiosa bugia. Mi ferisci. Perché non mi credete nonostante ci siano le prove? Perché tu sei un grandissimo bugiardo. Controinterrogatorio. E c'è già un problema. Quelle impronte, siete sicuri che appartengano alla signorina Pops? Non ci sono sbagli a riguardo. Attraverso le mie conoscenze ho avuto la migliore tecnica della scientifica con l'uso dei miei soldi. Io trovo che sia un po' strano. Cosa? Stai cercando di discutere con me? Che cosa dovrei fare? Sollevo un'obiezione? Ma certo! Francamente non credo che le impronte della signora Pops dovrebbero essere in quella pistola, tanto per cominciare. E il motivo è... la testa del pupazzo. Oppure potete scegliere il costume della vittima. Non è possibile che la signorina Pops deve aver lasciato le sue impronte nell'arma del delitto, perché mentre si trovava nello stadio le indossava un costume. Oh. Ma non ci sono sbagli, noi abbiamo trovato le impronte. Beh, signorina Pops, ti ricordi di aver mai toccato quella pistola prima d'ora? Ah sì, come dato di fatto l'ho tenuta un po' in mano quando mi trovavo sul covo. L'ho poi consegnata al Mr. Deacon quando lui e Lance hanno lasciato la casa stregata. Per recuperare poi il riscatto, immagino. Ed ecco qui. Ecco quando le impronte della signorina Pops sono state lasciate nella pistola. Adesso l'avete capito, Mr. Amano? Le impronte non provano che la signorina Pops fosse l'assassino. Ma non hai comunque delle prove decisive per confermarlo, no? Sembri molto menefreghista insistendo che la tua ragazza fosse un'assassina a sangue freddo. Oh, Lance, sei uno stronzo. Cosa? È impossibile. Sono incredibilmente preoccupato per lei. Ma questo non cambia il fatto che tu non possieda nessuna evidenza, no? Ed è qui che ti sbagli. Io la prova la posseggo e come. Cosa? Come? La storia che la signorina Pops ha ucciso la vittima nello stadio... Beh, tutto questo non è vero, perché quello non era la vera scena del crimine, ma solo un allestimento. E questa evidenza prova che l'assassino non è stato commesso allo stadio. Di nuovo, il costume. Diamo un'altra occhiata al costume che la vittima stava indossando. Quindi credo che tu ora possa capire perché sto insistendo sul fatto che la vittima non è stata sparata allo stadio. E questa è la parte del costume che lo prova. Il buco. O il foro, ogni tanto. La bruciatura attorno a questo foro è stato fatto quando la vittima è stata sparata a bruciapelo. Ah, quindi intendi dire che l'assassino che la Oldberg ha visto allo stadio era... Sì, lei ha visto due persone, ma separate da una grande distanza. Se la vittima fosse davvero stata sparata sotto il palco, allora quella bruciatura non dovrebbe esistere. Ma guardati, procuratore, so tutto io. Visto che sai tutto, perché allora non ci dici dov'è la vera scena del crimine? Lance mi ha fatto apparire come il signor Deacon nel covo. Se questo è il caso, allora l'omicidio deve essere successo a priori. E il posto dove Lance e la vittima sono andati prima che mi hanno imprigionato è... Ci sono, so dove è la scena del crimine. La vera locazione dove Mr. Deacon è stato ucciso è proprio qui, nella casa stregata. Penso che non sia del tutto irragionevole che l'omicidio sia accaduto nella casa stregata. La casa stregata? Sì, e io ho la prova che la vittima è stata uccisa là. Cosa prova che la vera scena del crimine è effettivamente la casa stregata? I frammenti! Questi erano dentro il costume che la vittima stava indossando. Sono frammenti di uno specchio. Uno specchio. E cosa dovrebbe avere a che fare con tutto questo? Ah, infatti, non ti aspetteresti mai di trovare dei pezzi di specchio all'interno di un costume. Sì, sono molto pericolosi. Però c'è solo un posto che mi viene in mente dove si possono trovare frammenti come questi. E quella è la casa stregata. Lance Amano. Io propongo... Perché? Ok, ripigliati. Lance Amano. Io propongo che tu hai ucciso il signor Deacon con la pistola nella casa stregata. Dopodiché hai rubato lo sbirotto mobile per muovere il suo corpo nel Wild Wild West area. Il tempismo di quando lo sbirotto mobile è stato rubato conferma questo come data di fatto. Non dici niente? Miles, ragazzo mio, non dire nient'altro. Mi dispiace, Mr. Amano, ma non lo posso fare. Stai zitto! Sì, per favore, fai qualcosa. Ferma quel ragazzo nel dire altre sciocchezze. Ernest Amano, vero? Intendevo dire a te. Ora stai zitto. Nonno. Come ti permetti? Non ho bisogno di parole a vuoto. L'unica cosa di cui ho bisogno sono le prove. Prove decisive. E chiamare questi pezzi di vetro decisivi è un po' troppo presuntuoso da parte vostra, procuratore. Cosa? Shih-na? Non ci stava uno specchio nel covo dei rapitori? Sì, ci stava uno specchio là. Uno specchio per la casa infestata. Vedi, non è possibile che frammenti siano finiti nel costume da lì. Ma Agente Lang, là non ci sono frammenti nel pavimento, quindi le probabilità sono molto basse. Probabilità. Lang Zi dice... Nel cammino della verità la parola probabilità non esiste. L'unica cosa che esiste è la prova definitiva. Ma la domanda è, procuratore, tu possiedi la prova definitiva? Beh, signor Edgeworth, lo avete. Posseggo una prova concreta che dimostri che l'omicidio ha avuto luogo presso la casa infestata? La risposta è no. Vedi, quindi dal momento che non è neanche mezza, stati zitto. Non posseggo ancora la prova, ma... Sono certo che l'assassinio sia accaduto intorno all'ora in cui ho consegnato i soldi del riscatto. In quel momento le uniche persone presenti nella casa oltre a me erano Lance e Mr. Deacon. Se posso provare che l'omicidio ha avuto luogo nella casa stregata, allora posso provare la colpevolezza di Lance in collegamento con l'omicidio. E adesso, Mr. Edgeworth, che cosa facciamo? Agente Lang, ho una richiesta speciale da farti. Sì? Mi piacerebbe provarti che la scena del crimine è accaduta infatti nella casa. Perché tra tutti devi chiedere il permesso proprio a questo lupastro? Perché non ho altra scelta, ok, se voglio trovare la verità. D'accordo, permesso accordato, ma non toccherai un singolo oggetto, intesi? Questo non sarà un problema, tutto quello che è importante per me è trovare la verità. Non importa chi o come, l'importante è trovarlo. C'è. Shih-na? Sono qui. Metti questa richiesta d'autorizzazione nei documenti immediatamente. Va bene, vado a prendere l'approvazione del capo del gruppo Getwater. Chi è stato? Con un tono bruttissimo. Scusate. Su, su. Fermiamoci per un secondo. Non c'è ancora il bisogno di ottenere questa approvazione. Mister Amano? Agente Lang, se puoi per cortesia dare un'occhiata a questo. Cos'è questo? Shih-na! Traduci! Una carrottura di... Ah. E l'atto della casa stregata. L'atto della casa? Leggilo ad alta voce. La compagnia Getwaterland lascia in eredità la proprietà della casa stregata al signor Amano per la somma di $1 milione pagati in contanti. Cosa? Ho ho ho, buon Natale! Ah no, è finito, mi dispo. Come puoi vedere, ora sono il nuovo proprietario della casa. State scherzando? Quando lo avete? Ho incontrato il proprietario del parco poco fa e abbiamo fatto quasi subito la trattativa. Quanto si muovono velocemente le cose quando si può preparare $1 milione in un batter d'occhio. Quel $1 milione che hai pagato, non dirmi che era. Oh, giusto. Questa disgustosa valigia è tua, non è vero? Beh, non mi serve più, quindi puoi riaverla indietro. Tu hai usato i soldi del riscatto. Il mio Lance è un bravo ragazzo. Si è persino scusato per il rapimento poco fa, quindi credo che lo perdonerò. Dopotutto anche tornato i soldi del riscatto. E li ho usati per comprare la casa. Bene, benissimo. Questo è come vanno le cose, quindi se volete per favore discutere le cose con me, d'ora in poi... Discutere. E di che cosa dovremmo discutere? Del permesso per entrare nella casa, ovviamente. Mentre eravamo impegnati ad ascoltare Lance, Mr. Amano ci ha preceduti. Maledizione. Il permesso per entrare nella casa è stato rifiutato. Fine della discussione. Agente Lang, voglio che arresti questa ragazza immediatamente. E tu, Miles, dovresti correre a casa adesso, ragazzo mio, prima che io perda la pazienza. Ah, Mr. Amano ha definitivamente la fortuna da sua parte qui. Cosa dovrei fare se lo lascio andare via così? La verità sarà persa per sempre. E ce l'abbiamo fatta in meno di 16 minuti. Tanto sarà da editare. E noi salviamo e vi saluto alla prossima parte, che è la numero 25. Quindi annyeonghaseyo a tutti, buon anno nuovo e alla prossima parte. Ciao.